tutti, eccoci qui per questo nuovo tutorial. È molto carino e per una rifinitura quando si inizia invece di fare le catenelle. Guardate, è molto simpatico, facilissimo da realizzare. Lo potrete realizzare sia con questo cerchietto che fa così, oppure mettendo una maglia altissima che vi faccio vedere poi nel tutorial, e questo viene praticamente della stessa lunghezza. Ok, vi lascio al tutorial che sarà molto molto breve, e leggete nella descrizione perché troverete dei link nei quali cito nel tutorial molto interessanti. Ciao a tutti. Ciao a tutte e benvenute nel mio canale. Oggi facciamo insieme questo inizio lavoro, cioè sia per i top down che per le maglie normali che vengono iniziate dal basso, invece di fare la catenella. Oltre all'avvio morbido che già ho il tutorial e che vi metto anche sotto questo così potete scegliere, c'è quest'altro avvio molto molto carino. Guardate, semplicissimo. 4 catenelle, una, due, tre e quattro. E adesso facciamo una maglia alta nella prima catenella. Ancora 1, 2, 3, 4 e andiamo a fare una maglia alta nella, vedete questo unione qua, ecco, qui facciamo una maglia alta. E continuiamo questo tipo di lavorazione finché è utile avere il la lunghezza. Vedete? Dicevo che facendo questa lavorazione con 4 catenelle e una maglia bassa viene, vedete, in questa maniera. Se invece facciamo 1, 2, 3 e 4 e una maglia altissima, sempre la lavorazione è sempre la stessa, quindi mettiamo sempre l'uncinetto in questo modo. Vedrete che, sempre se sono brava, eccolo qua. Allora, 1, 2 e 3. La lunghezza delle due parti viene identica, vedete? Non c'è più questo gioco qui, che potrebbe servire per esempio per quando si fa un top down, va bene per fare un merlettino, perché poi dopo rimane praticamente sopra così, vedete, si comincia a lavorare sotto e questo rimane come un merlettino già di rifinitura, mentre questo, se piace di più, è a vostro gusto. Quindi farò adesso un po' a 4 con la maglia altissima, ecco qua, e di questo c'ho anche un tutorial per un punto molto bello. Vi metto anche il link di questo, quindi già sono due link che troverete, e ecco qua, vedete, e questo è in questo modo, vedete? Ok, spero che vi sia piaciuto questo mio tutorial piccolissimo, piccolissimo veramente, e lasciate, come dico sempre, un like e un commento, ma soprattutto iscrizione al mio canale. Grazie a tutte, ciao ciao.